con Monica Frassoni, co-presidente del Partito Verde Europeo, per continuare a parlare di questo scandalo Volkswagen. Anzitutto ben arrivata Monica, se ti possiamo chiedere per iniziare una tua valutazione di quello che è successo. Allora, a me sembra che ci siano due elementi importanti. Il primo è che esistono delle imprese estremamente prestigiose che utilizzano a man bassa il cosiddetto greenwash, cioè il fatto di fare finta di essere verdi per vendere di più o per vendere meglio, ma poi dietro le quinte non soltanto frodano, perché qui siamo veramente di fronte ad una pratica illegale, una pratica illegale vasta che quindi supponeva una totale impunità, e nel senso che loro non pensavano proprio di essere beccati sul fatto, e dunque significa che i controlli un po' ovunque sono di per sé insufficienti, perché quando uno pensa di farla franca con una frode di una tale grandezza, significa che i controlli di per sé non sono positivi. Quindi mi sembra che questi due elementi siano importanti. Ci sono delle legislazioni ovviamente in materia di sostenibilità ambientale a livello europeo, nei trasporti secondo te sono sufficienti o questo caso fa sì che si capisca che qualche lacuna c'è? Allora, uno dei problemi più importanti di tutta la legislazione in materia ambientale, non solo dell'Unione Europea, è la mancanza di un'adeguata applicazione delle leggi. Sono tutti bravi ad applicare le norme del 3% sul deficit di bilancio, quando invece si tratta di normative soprattutto ambientali e soprattutto che toccano alcuni settori industriali particolarmente potenti, l'applicazione diventa molto più lasca. Quindi credo che ci sia non soltanto un problema di regole del gioco, e le vedremo, ma in questo caso specifico un problema di applicazione delle regole che esistono e anche della qualità dei controlli. Non mi sembra casuale che questa cosa sia uscita negli Stati Uniti, perché il sistema di controlli che loro hanno è un sistema di controlli che è diverso e più efficiente, e comunque, anche se diverso e più efficiente, vorrei precisare che questi controlli sulla Volkswagen sono emersi così come sono emersi perché una ONG o una quasi ONG think tank, insieme facendo una specie di colletta, ha raccolto $70,000 per fare dei test che poi sono stati trasferiti all'EPA americana. Quindi comunque c'è una situazione di applicazione complicata che esiste un po' dappertutto, perfino nel sistema americano dove, ripeto, i controlli sono più stringenti.